una buona giornata a tutti. Bentrovati in collegamento su sportcultura.tv. Stamani trasmettiamo l'ultima gara di Coppa Italia da Foggaria per quanto riguarda la 19ª edizione della Marangoni Cup, slalom speciale maschile, Gran Premio d'Italia. Sono 136 concorrenti iscritti in questa slalom speciale che si disputerà sulla pista Salizzona con partenza 1525 metri, arrivo 1340 metri. Primo tracciato disegnato da Enrico Vincenzi, il secondo da Walter Nave. Siamo prossimi alla partenza del primo concorrente, si tratta dell'atleta del centro sportivo della Forestale, Fabian Bacher, pettorale numero 1. Buongiorno a tutti, eccoci alla seconda giornata della Marangoni Cup, gara FIS valida per il circuito Gran Premio Italia, sia senior che giovani, gara organizzata dallo Sci Club Città di Rovereto. Ricordiamo oggi slalom speciale, come potete vedere sulla pista Salizzona, pista che ha ospitato due eventi di Coppa Europa nei giorni scorsi e ieri lo slalom gigante sempre FIS della Marangoni Cup. Direttore di gara è Franco Prezzi. Il tracciatore di questa prima manche è Enrico Vincenzi, tecnico trentino, ora in nazionale C. Il primo a partire sarà l'atletesino Fabian Bacher del centro sportivo Forestale. E vedremo anche in gara l'atleta di casa, Davide Davina, che partirà con il numero 4. Quindi c'è grande attesa per il rientro alle competizioni di Davide dopo il lungo infortunio. Speriamo che interpreti al migliore dei modi la pista che conosce benissimo. Gli atleti in gara sono 136, il massimo quasi consentito. È partito il primo concorrente, Fabian Bacher. Anno di nascita 1993. Arrivare ultime fatiche per Fabian Bacher, favorito del pettorale numero 1, vedremo se gli consentirà di stabilire un tempone. Il suo tempo è 55,86, il tempo di Fabian Bacher. 55,86. Intanto con il pettorale numero 2 Armand Marchand dal Belgio. Armand Marchand, 1997, un atleta giovane. Vediamo sbucare oltre per affrontare il muro. Dicevamo tracciato preparato da Enrico Vincenzi. La parte bassa, ecco le ultime porte di Marchand. Vero grintoso, il suo tempo è il secondo, 58,89. 58,89. Intanto con il pettorale numero 3 Giordano Ronci. Ora il forte slalomista Giordano Ronci dell'esercito, ricordiamo.
ricordiamo che ha ottenuto negli anni scorsi risultati importanti in Coppa Europa, quest'anno alla ricerca del risultato che conta, però la forma è buona, l'abbiamo visto nelle precedenti gare continentali e FIS. Giordano Ronci, l'atleta che fa anche Coppa del Mondo, ed ecco Giordano Ronci taglia il traguardo con il secondo tempo 56-82, secondo tempo di manche. Ed attenzione ora Davide Davilla, adesso Davide Davilla, le fiamme gialle, atleta di Navarone, atleta di casa, dopo un lungo stop ritorna alle competizioni. In pista con il pettorale numero 4, in forza al gruppo sportivo Fiamme Gialle. Alle competizioni per tanto tempo la potenza allenare non aiuta certamente. Ecco Davide Davilla. Un in bocca al lupo a Davide per il proseguimento della sua carriera. Intanto si sta avvicinando alla linea del traguardo. Secondo tempo 56-35, seconda posizione per Davide Davilla. Intanto vediamo sciare con il pettorale numero 5 Phil Brown dal Canada. Prova col terzo tempo 56-65, terza posizione per il canadese. Adesso è la volta del pettorale numero 6 Adam Peraudo, centro sportivo dei Carabinieri. Un attimo di pausa dunque. Un attimo di stop per manutenzione sul tracciato. Congratulazioni a Davide Davilla da parte anche di tutti gli amici sul parterre. Intanto è partito con il pettorale numero 6 Locke Meillard. Ed è partito infatti il numero 6, si tratta di Anthony Bonven, atleta della Svizzera. Adesso avremo un terzetto della Svizzera fuori, purtroppo Anthony Bonven. È Adam Peraudo, pettorale numero 6 del centro sportivo dei Carabinieri. Purtroppo non conclude la prova. Un altro stop tecnico, intanto vediamo sciare con il pettorale numero 7 Anthony Bonven dalla Svizzera. Al traguardo 57-07 ed è quinto in classifica provvisoria. Mentre con il pettorale numero 8 Locke Meillard, altro connazionale di Anthony Bonven dalla Svizzera. Eccolo al traguardo, 56-96, quinta posizione provvisoria. Attualmente la miglior prestazione cronometrica è a favore di Fabian Bakker con 55-86, seconda posizione per Davide Davilla con 56-35,
poi Phil Brown 56-65, Giordano Ronci 56-82. E ancora dalla Svizzera sta sciando Marco Tumler. Qualche problema per lo svizzero. Marco Tumler, l'ultimo atleta del terzetto svizzero, fuori purtroppo anche Marco, che non conclude la prova. Quindi il prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 10, Andrea Ballerin, atleta in forza al gruppo sportivo delle Fiamme Oro. Andrea Ballerin, una gara quasi ogni due giorni per questa atleta promettente. Andrea Ballerin chiude il suo tempo 55,70, attuale miglior prestazione cronometrica, mentre vediamo che il pettorale numero 11 è ancora dietro al cancelletto di partenza e i lisciatori sono in pista per migliorare le condizioni del fondo. Il prossimo concorrente in gara è Roberto Nani, centro sportivo Esercito, pettorale numero 11, partito in questo momento. Ecco Roberto Nani in pista sulla parte alta del tracciato. Ecco lo sbucare ultimo dal muro. Entra adesso sul muro finale. Ricordiamo una pista. Lo start è fissato a 1525 metri, 1340 metri l'altitudine d'arrivo, 185 metri di dislivello, le porte disegnate da Enrico Vincenzi. Ultime sforzo, ultime porte per Roberto Nani, vediamo il suo tempo. Al traguardo 56-88. Sesta posizione provvisoria per l'atleta del centro sportivo Fiamme Oro, del centro sportivo Esercito, scusate. Adesso Andrea Testa, Ubi Banca Goggi, il club di appartenenza, indossa il pettorale numero 12 della Marangoni Cup. E il traguardo lo mette in quinta posizione provvisoria con un tempo di 56,80. Pettorale numero 13. Maxime Rizzo dalla Francia, ancora dietro al cancelletto di partenza. Partito in questo momento l'atleta francese. Allora proseguiamo, è partito da pochi centesimi Maxime Rizzo, atleta francese, 1993 il suo anno di nascita. Poi seguirà un atleta azzurro interessante, un atleta della Val di Fassa, Federico Liberatore. Ha già vinto qualche gara fissa in questo inizio stagione, davvero una buona stagione per lui. Vediamo se riuscirà a centrare un risultato importante anche sulla Salizzone. In gara però adesso abbiamo Maxime Rizzo, Francia. Rizzo. Lo vediamo al traguardo.
Purtroppo non conclude la prova, un errore commesso proprio all'ultima porta. Quindi Federico Liberatore in pista, indossa il pettorale numero 14, ma vediamo che in pista con il pettorale numero 15 è Marc Rochat. Conclude in undicesima posizione 57-85. Ed ora numero 16, Stefano Baruffaldi, fiamme gialle. In pista con il pettorale numero 16, Stefano Baruffaldi, gruppo sportivo Fiamme Gialle. Il miglior tempo per ora di Andrea Ballerin con 55-70, secondo Fabian Bacher 56-86, terzo Davide Davilla 56-35. Netti, decima posizione per Baruffaldi. La pista adesso a disposizione di Nicolò Menegalli, centro sportivo della Forestale, pettorale numero 17. Numero 17, Nicolò Menegalli, centro sportivo Forestale, atleta che vive sul lago di Garda. Al traguardo 58-19, tredicesima posizione per Baruffaldi, mentre vediamo sciare con il pettorale numero 18 Greg Galeotti. Greg Galeotti, pettorale numero 18, atleta francese. Numero 18, scusate, Greg Galeotti, Francia. Era secondo al termine della prima manche in slalom gigante, poi è uscito di scena, sempre nutrita la presenza di atleti stranieri sulla salizione, ma anche la Marangoni Cup in 19 edizioni, oltre ad aver avuto tanti nomi illustri nell'albo d'oro, ha avuto sempre una partecipazione importante a livello internazionale. Quindi ultime porte per Greg Galeotti, Francia. Eccolo al traguardo, il francese si appresta a concludere la sua prima manche, conclude in 14esima posizione provvisoria con un tempo di 58-20. In pista Clément Noël, un altro francese. Proseguiamo ora col numero 19, Clément Noël, Francia. Una battuta con Roberto Unani, visto che ha ripreso un po' il fiato. Roberto, ora si è cimentato in slalom, come è andato? Ma direi molto male, è stata molto bella, dura, è stato molto semplice, ma mi l'organizzazione perché veramente sono riusciti a fare una gara, adesso farà anche i giorni scorsi. Al traguardo Clément Noël della Francia, conclude in 15esima posizione 58-53. Adesso con il pettorale numero 20 sta sciando Hans Vaccari, centro sportivo Forestale. Ultimo porto per Hans Vaccari, chiude 12esimo, 57-42, 12esima posizione per Hans Vaccari. Prossimo concorrente in gara Victor Guillot dalla Francia, che vediamo fermo a bordo pista, quindi passiamo al prossimo concorrente, Pietro Franceschetti, gruppo sportivo Fiamme Oro, che vediamo in pista adesso, quindi non conclude la prova Victor Guillot. Niente da fare, lo vediamo fuori gara Victor Guillot, un atleta azzurro, un atleta trentino di
Bolbeno, Pietro Franceschetti, Fiamme Oro 1990. Pietro Franceschetti in pista. Qualche errore di troppo nella seconda. Adesso lo attendiamo in slalom speciale. Eccolo alle ultime porte, vediamo che si avvicina alla linea del traguardo e conclude in 17esima posizione con un tempo di 58,65. La gara prosegue con il pettorale 23, Alex Hofer, gruppo sportivo Fiamme Gialle. Alex Hofer, ieri miglior azzurro al termine del gigante, Fiamme Gialle, al tortesino di Castelrotto 1994. Siamo Alex Hofer. Traguardo sedicesimo, 58,45, mentre in pista vediamo sulla parte alta con il pettorale numero 24 Elia Zurbriggen. Ed ora il vincitore di ieri, Elia Zurbriggen, Svizzera 1900. Elia Zurbriggen, pettorale numero 24, atleta svizzero del 1990, ieri ha vinto l'assoluta del gigante Marangoni Cup qua a Folgaria. Oggi lo vediamo alle prese con lo slalom speciale. Purtroppo problemi per Elia Zurbriggen che non conclude la prova, partito con il pettorale numero 26, Jan Gut, connazionale dello svizzero, purtroppo non conclude la prova lo svizzero. Fuori gara anche Jos all'Iraq. Si prosegue con e allora con il pettorale numero 27 scia Tribot Favreau dalla Francia, lo vediamo adesso in pista. Eccolo Sandra Tribot Favreau, lavoro vedete di messa, sistemare i pali per lo staff. Pettorale numero 27, eccolo al traguardo, 22, tempo di 16esima posizione, 58,22, sedicesima provvisoria. Si gira foglio per quanto riguarda la starting list e si passa al numero 28, Belgio. Con il pettorale numero 28, fuori anche lui, non conclude la prova Van der Broek dal Belgio. A dura prova questi atleti. Adesso dietro al cancelletto di partenza non conclude la prova neanche Adam Kotsman dalla Repubblica Ceca. Dietro al cancelletto di partenza con il pettorale numero 30 Ford Sweat dalla Canada. Dicono che il 29 non è partito Adam Kotsman, passiamo ora al numero 30 Ford Sweat Canada. Ancora fermo il cancelletto, quindi siamo al pettorale numero 30 della 19esima edizione della Marangoni Cup, Gran Premio d'Italia di sci alpino, oggi slalom speciale. Come sono le posizioni di vertice? Numero 30. Vediamo adesso che è partito Ford Sweat dal Canada. 12 secondi di gara per lui. Il numero 30, lo vediamo sul muro finale, vediamo come interpreterà lui queste porte angolate. Ford Sweat.
Al traguardo il canadese, ultime porte, conclude in 21esima posizione 1:00:27, mentre vediamo due atleti in pista. Il primo è il pettorale 135, Alex Zingerle. Chiude con il tempo di 57:37 ed è dodicesimo. Poi con il pettorale numero 31 è la volta di Pietro Canzio, Ski College Veneto. Ridosso del primo gruppo Alex Zingerle. Proseguiamo ora con il 31 Pietro Canzio, Ski College. Ecco Pietro Canzio al traguardo, 21esimo, 58:70, uno stop tecnico per la sostituzione di un palo, poi partirà con il pettorale numero 32. Giacomo De Marchi, gruppo sportivo Fiamme Oro. Pietro Canzio sul parterre. Ora partire. Tra poco la partenza di Giacomo De Marchi. Vi ricordo il collegamento per seguire la seconda manche alle 12:15. Rispetto a ieri i tempi di partenza, gli orari di partenza, scusate, delle gare sono stati anticipati di un quarto d'ora. Per chi si fosse collegato in questo momento, vi ricordo che state seguendo la prima manche della Marangoni Cup, giunta alla 19esima edizione, gara organizzata dallo Sci Club Città di Rovereto. Qualche istante per mettere posto il tracciato di gara. Questa gara, ecco che è partito con il pettorale 32 Giacomo De Marchi, lo vediamo adesso sulla parte alta della pista. Gruppo sportivo Fiamme Oro, il team di De Marchi, eccolo che è entrato adesso sulla parte conclusiva, sul muro finale, una gara discretamente impegnativa sia per il fondo che per il tracciato, giustamente all'altezza della situazione. Ecco che conclude con un tempo di 58:94 ed è 23esimo in provvisoria. La gara prosegue con il pettorale numero 33, Abel Estevi. Axel Estev dall'Andorra, pettorale 33. Diciottesimo, 58:84. Un altro stop tecnico. Intanto con il pettorale 34 sta sciando Pascal Rizzi, gruppo sportivo Fiamme Gialle. Eccolo al traguardo, conclude adesso in 59:50 ed è 25esimo in classifica provvisoria. Adesso è la volta dello svizzero Manuel Pleisch, che è fermo dietro al cancelletto di partenza. Nei primi tre posti della classifica provvisoria tre italiani, Andrea Ballerin 55:70, poi
Fabian Bacher 55-86, Davide Davilla 56-35, quindi 16 centesimi di distacco da Ballerin per Bacher, e Davilla 65 centesimi. Il quarto, il canadese Phil Brown a 95 centesimi, un secondo e 0-1 Maxime Rizzo, poi Andrea Testa un secondo e 10, un secondo e 12 per Giordano Ronci, e intanto con il pettorale numero 35 vediamo sciare Manuel Plesch dalla Svizzera. Problemi per Plesch che non conclude la prova, quindi passiamo al prossimo concorrente, Francesco Gori, atleta delle Alpi Centrali. Piccola pausa prima del proseguo di questa gara, mi dicono che il 35 è già partito, però tempo è già elevato, quindi non lo vediamo al traguardo. Deduciamo che è uscito il numero 35. Si trattava di Manuel Plesch, Svizzera. Un po' di difficoltà gli svizzeri oggi su questo tracciato, non sono usciti bene. In pista il pettorale 36. Ed ora è partito Francesco Gori. Si tratta di Francesco Gori, Ski Racing Alpi Centrali. Numero 36 Francesco Gori, eccolo sbucare, sta per affrontare le porte del muro finale, particolarmente angolate queste, ricordiamo tracciatura vai Enrico Vincenzi. Eccolo ora al traguardo Francesco Gori, ultime porte per lui, ed ecco che conclude con 58,43 in diciottesima provvisoria. La gara prosegue con Filippo Nana, Sci Club Livigno. Ora è Filippo Nana, numero 37, atleta dello Sci Club Livigno. Al traguardo Filippo Nana, 58,74. 24esimo, 58,74. Prossimo concorrente in gara è Élie Gatio dalla Francia, pettorale numero 38. Tempo alto per Élie Gatio, che abbiamo visto uscire prima sulla parte alta, a dir la verità. Quindi passiamo a Patrick Renner, atleta dell'Alto Adige. Il numero 39 si tratta di Patrick Renner, atleta del Tortesino. A traguardo 1:01:26, 29esima posizione per Patrick Renner. Adesso vediamo che c'è uno stop tecnico per la sostituzione di un palo in pista. Dovrebbe essere tutto pronto per la partenza del pettorale numero 41, Andrea Squassino. Partito ora il numero 40, piccola pausa, si tratta di Damian Hell. Damian Hell non conclude la prova. Niente da fare, si segnalano che tocca il numero 41, Andrea Squassino, Ski Team Cesana. Alpi occidentali, Piemonte. Parte mediana della pista per Squassino, tra poco lo vedremo
entrare sul muro finale. Atleta delle Alpi Occidentali, Ski Club, Ski Team Cesana. Al traguardo il piemontese che conclude in questo momento in quindicesima posizione, 58.04. Pettorale numero 42, la volta di Niccolò Colombi. Ubi Banca Goggi, il club di appartenenza. Al traguardo Colombi, 59-27, 28esima posizione. Niente di fatto per Lorenzo Moschini e Paul Perrier, l'atleta dello Ski Club Coglio e il per il francese. Quindi passiamo a Michele Gualazzi, Ski Team Cesana, pettorale numero 45. Che lo vediamo adesso sulla parte alta. Si prosegue con Paul Perrier, Francia, 1995, il suo anno. Ecco Michele Gualazzi che affronta la parte più alta della pista. Ripeto, sono 136 gli atleti in gara. Dopo la tripla, le ultime porte per il traguardo, 58-69, 24esima posizione. Intanto con il pettorale numero 46, Lorenzo Teglia, Ski Club Sestrier. Prossimità del traguardo Lorenzo conclude in questo momento in 59-74 ed è 31esimo, mentre stanno sostituendo alcuni pali Davide Parisi, gruppo sportivo Fiamme Oro, è pronto dietro al cancelletto di partenza. Vediamo alcuni atleti che si scaldano prima della partenza, la temperatura all'esterno è intorno a meno 7 gradi. Il sole inizia a far capolino sulla parte alta della pista. Poi è la volta di Giordano Magri, Orezzo Valseriana, al club di appartenenza, pettorale numero 47, partito in questo momento. Prosegue il numero 47, Giordano Magri. Giordano Magri, ricordiamo, atleta dello Ski Club Orezzo Valsesi, 1991, suo anno di nascita. Numero 47, Giordano Magri, eccolo, sta per chiudere la sua prova. Il al traguardo Magri, 1-0-0-76, 33esimo, mentre aspettiamo
con il pettorale numero 48 Davide Parisi, che vediamo però non sulla parte mediana del tracciato. Adesso Parisi è entrato sulla parte finale, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro. Davide Parisi, portare le porte angolate prima della sequenza finale. Davide Parisi, traguardo in prossimità per Parisi, 1:00:75 del 33esimo, mentre inizia la parte finale della Salizzona Stefano Zucchi. La gara va avanti, numero 49, problemi per Stefano Zucchi, che purtroppo non conclude la prova. Ok, al pitch centrale niente da fare, è uscito purtroppo Stefano Zucchi. Quindi passiamo al pettorale numero 50, Andrea Pierto, Ciclab Pordenone, Friuli Venezia Giulia, il comitato di appartenenza, ancora dietro al cancelletto di partenza, poi eccolo partito direi in questo momento. Andrea Appierto. Ecco numero 50 Andrea Pierto, Ciclab Pordenone. Problemi per Appierto. Le porte angolate sono davvero micidiali oggi. Passiamo alla discesa quindi di Francesco Sorio, Ski Team Valpalot. Col numero 51 si tratta di Francesco Sorio, atleta delle Alpi Centrali. Francesco Sorio, però nel numero 51. Al traguardo Sorio. Eccolo Francesco Sorio, ultimo porta. Conclude in questo momento in 1:00:37 ed è 33esimo in classifica provvisoria. Il prossimo concorrente in gara, con il pettorale numero 53, è Paolo Padello, Equipe Limone, Alpi Occidentali. Non conclude la prova Padello e passiamo quindi alla cronaca per, lo vediamo sulla parte alta, fermo. Problemi anche per Andrea Chiesa, dietro al cancelletto di partenza con il pettorale numero 54. Appena la pista sarà a posto, partirà quindi da Andrea Chiesa, partito in questo momento. Problemi purtroppo per Chiesa. Passiamo alla prossima concorrente in gara. Con il pettorale 55, Tizian Gabrielli. È uscito purtroppo il numero 53, Paolo Padello, e anche il numero 54, Andrea Chiesa. Atleta alto a Tesino.
55 si tratta di Tizian Gabrielli. Qualche difficoltà per lui, ultime porte per Tizian Gabrielli. Ecco l'al traguardo, 1-0-0, 68, 34esima posizione, mentre Federico Tomasoni, Ubibanca Goggi è in pista con il pettorale 56, dicevo, in prossimità della linea del traguardo. Purtroppo è uscito poco prima della linea del traguardo, era arrivato praticamente in fondo alla gara. E andiamo ad aspettare a questo punto la partenza di Giacomo Scaglione, pettorale 58. Partito in questo momento l'atleta dello Sci Club Cesana San Sicario. Abbiamo intravisto Marco Giunti a bordo pista col pettorale 57, non arrivato. Ora tocca al numero 58. E adesso Giacomo Scaglione alle ultime porte prima della linea del traguardo. Vediamo che purtroppo non conclude la prova a Scaglione. Quindi la cronaca adesso è per Matteo Vaghi, Sciamole Ski Club, comitato valdostano. Ultime porte per Matteo Vaghi, conclude in 34esima posizione, 1-0-0-65. Con il pettorale numero 61. Alberto Blengini, Mondoleschi, Team Alpi Occidentali. Alberto Blengini, Mondoleschi Team, atleta delle Alpi Occidentali. Partito numero 60, numero 71, Alberto Blengini, Mondoleschi Team. Eccolo al traguardo. Al traguardo conclude con un tempo di 1:00:64, mentre è già in pista il pettorale 62 Marco Odermatt dalla Svizzera. Andiamo avanti, numero 62 Marco Odermatt, Svizzera. Marco Odermatt. Al traguardo Marco Odermatt conclude in 58-82, 27esima posizione. Adesso ancora manutenzione della pista, pali che saltano, il 63. Il pettorale 63, Michael Tedde, centro sportivo dell'esercito, non conclude la prova, direi. Quindi aspettiamo con il pettorale 64 Daniel Niedermayer, Sci Club degli Altipiani dello Sciliar, comitato Alto Adige.
Non conclude la prova il 64, quindi 65 in pista, partito in questo momento Xavier Salvadores dall'Andorra. Davide Dabiglia, quindi il canadese Phil Brown, Maxi Rizzo, Andrea Testa, Giordano Ronci, Roberto Nani, Loc Mellaro, Stefano Maruffaldi. Ecco che è entrato sulla parte finale l'andorrano. Salvador, il atleta dell'Andorra. Ultime porte per l'andorrano, 1-0-0-37, 34esima provvisoria, per poco fuori dai 30. In pista con il pettorale numero 66, Sebastiano Andreis. Atleta delle Alpi Occidentali. Numero 66, Sebastiano Andreis, Ski College di Mone Piemonte, 1997, suo anno di nascita, per Sebastiano Andreis. Ecco lo sbucare, sta per affrontare il muro finale, ricordiamo tracciatura by Enrico Vincenzi. Il direttore di gara Franco Presti, club città di Rovereto, che organizza da 19 edizioni la Marengoni Cup. Al traguardo con il pettorale 66 Sebastiano Andreis conclude in 44esima posizione con un tempo di 1:01:51, mentre con il 67 Ludovico Piller Kotler, club Sappada. Quindi Friuli Venezia Giulia in pista. Ludovico Piller Kotler, Sappada. Ludovico Piller Kotler. Non conclude la prova Ludovico. Il prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 68 è Sandro Genal dalla Svizzera. Al traguardo lo svizzero 59:10, trentesimo provvisorio. Se le cose rimangono così, parte primo nella seconda manche. E adesso con il pettorale numero 69 è pronto dietro al cancelletto di partenza Diego Cappadozzi, Ladina Alta Badia, il club di appartenenza, Comitato Alto Adige. Partito in questo momento. E ora tocca al numero 69, Diego Cappadozzi. Atleta tottesino dello Ski Club Adinia. Non conclude la prova Cappadozzi, quindi passiamo al 70, Giulio Zuccarini, Ski Club Livigno. Pettorale numero 70, siamo oltre la metà della prima manche. Ed è così, in gara Giulio Zuccarini, numero 70, Ski Club Livigno. Zuccarini per affrontare il pettine, poi ultime porte per lui. Al
traguardo, 35esimo, 1-0-0 e 30. Dopo Zuccarini, Michele Garbin a sciare, indossa il pettorale numero 71. Andiamo già al numero 71, si tratta di Michele Garbin, Ponte nelle Alpi. Atleta del Comitato Veneto in pista al traguardo, 1-0-1-0-9, 44esima posizione. Continua la gara con il pettorale numero 72, Ivan Codega da Livigno. D'ora numero 72, Ivan Codega, Ciclab Livigno. Problemi anche per Ivan. Quindi è partito, quindi partirà tra poco con il 73 Matteo Confortola, Santa Caterina, il club di appartenenza, Alpi Centrali. Seguirà Matteo Confortola, atleta valtellinese di Santa Caterina Valcorva, il suo ciclab di appartenenza, ieri il miglior giovane del Gran Premio Italia. Matteo Confortola, non conclude la prova Matteo Confortola, quindi il prossimo concorrente con il pettorale numero 74 è Manuel Pfeiffer, Gardenia Raiffeisen, il club di appartenenza, Comitato Alto Adige, ancora dietro al cancelletto di partenza. Partito in questo momento. In gara sono 136. Si ferma subito Pfeiffer, e quindi il 75 è Samuele Martinuzzi, Cimenti Sci, Friuli, Venezia Giulia. Ricordiamo dunque 19esima edizione Marangoni Cup, sponsor che da anni sostiene lo sport dello sci in sull'altopiano di Folgaria Lavarone Luserna, ricordiamo la tenda Marangoni di Rovereto. Collabora come sponsor Tino Marketing, Alpe Cimbra, la tenda di promozione turistica. My Car Zero Wind. Ecco che è partito da qualche secondo con il pettorale 75 Samuele Martinuzzi. Niente da fare neanche per Manuel Pfeiffer. Si prosegue, numero 75. Samuele Martinuzzi, Friuli Venezia Giulia, il comitato di appartenenza, problemi anche per lui sulla parte mediana della pista. Abbiamo una nuvoletta bianca, non è un bel segnale di solito, dice Caterina del Pozzo, giudice d'arrivo. Vediamo anche queste competizioni si possono svolgere grazie al prezioso lavoro, alle volte oscuro, dei giudici di gara e dei cronometri. Quindi il prossimo concorrente in gara, ve lo vediamo adesso. In pista indossa il pettorale 76 Matteo Cannis, centro sportivo dei Carabinieri. Un nuovo sistema di visualizzazione del cronometraggio, davvero l'avanguardia. Ed ecco il numero 76 Matteo Cannis, centro sportivo Carabinieri. Ricordiamo anche che c'è anche la diretta streaming, mi scuso se non l'ho detto finora, in questi quattro giorni grande lavoro per lo staff di Sport Cultura TV che ha proposto la diretta streaming sia della Coppa Europa sia della Marangoni Cup, sul portale loro vedete, potete collegarvi. Traguardo 1-0-0-44, 38esima posizione per Matteo Cannis, adesso con il pettorale 77. Vediamo sciare Samuel Molling, ancora centro sportivo dei Carabinieri. 77. Centro sportivo Carabinieri, atleta
non conclude la prova con il 77 Samuel Molling, adesso Riccardo Grecchi, Cicleb Aosta, pettorale numero 78. Problemi anche per il Valdostano e anche per il pettorale 79, direi, statunitense Gray Larson. Prossimo concorrente in gara con il pettorale 80, Pietro Tomei, Chamolesky Club, comitato Valdostano. Partito in questo momento con il pettorale numero 80, Pietro Tomei. Problemi per Pietro Tomei. Passiamo al prossimo concorrente con il pettorale numero 81. Sta sciando Patrick Rossi, alto atesino dello Scicreba Alpi del Sciliar. Non conclude la prova l'alto tesino, adesso con il pettorale 83 è la volta di Richard Ortega dalla Spagna, indossa il pettorale numero 82, ecco Marco Biasci. Marco Biasci. Ultime porte per lui. Al traguardo il toscano dell'Academy School Val di Luce, 1:02:40, 50esima posizione provvisoria, mentre la gara prosegue con il pettorale numero 83, Richard Ortega, che non conclude la prova, quindi con il pettorale numero 84 è partito in questo momento Andrew Miller dagli Stati Uniti d'America. Stati Uniti d'America, Andrew Miller, 1998, davvero giovane questo atleta. Andrew Miller. Pettorale 84 in pista, Andrew Miller. Al traguardo 1:02:77, 51esimo, mentre con il pettorale numero 85 Michael Hofer è in pista. Al traguardo con il pettorale 85 Michael Hofer, 59-61, 33esima posizione, e adesso con il pettorale numero 86 fermo dietro al cancelletto di partenza Andrea Zampolini, Cicleb Montenuda, comitato Appennino Emiliano. Ancora sostituzione di pali. Salutiamo anche l'amico Loris Donei. In pista con il pettorale 86 da 22 secondi,
Andrea Zampolini. Ora è pista numero 86, lo vediamo a sboccare, si tratta di Andrea Zampolini, atleta Ciclab Monteruda, comitato alpinino emiliano. Adesso spazio tanti giovani dei vari comitati. C'è sempre dei soliti punti preziosi per risalire la graduatoria, per partire sempre con pettorali più bassi nelle prossime gare. Al traguardo 1:03:15, 53esima posizione provvisoria. Intanto con il pettorale numero 88 Jean Daniel Pession, Chamolet Ski Club. Siamo ancora in Val d'Aosta, comitato valdostano, quindi al traguardo col pettorale numero 88 Jean Daniel Pession, 1:01:02:16, 51esimo. A ruota con il pettorale numero 89 Lorenzo Ponticelli, Ciclab Abetone. Ora numero 89, sul muro finale si tratta di Lorenzo Ponticelli, Ciclab Abetone, altro atleta della... Purtroppo in forca, niente di fatto per Lorenzo Ponticelli. Seguiamo adesso Enrico Catania da Pordenone, pettorale numero 90, lo vediamo adesso sulla parte alta del muro finale. Aspettiamo il traguardo quindi di Enrico Catania, ultime porte, conclude in 54esima posizione, 1:02:99, mentre per l'Altipiani Ski Team, comitato trentino, in pista Marco Vignola, pettorale numero 91. Al traguardo 1:01:26, 47esima posizione provvisoria. Poi con il 92 Max Mitte-Rutzner, Gardena Raffaisen, pettorale numero 92 Alto Adige. Quindi non arriva Mitte-Rutzner, Gianluca Seri con il 93 sta sciando in pista. In questo momento trentino dello ski team Fassa. Al traguardo 1:04:13, 57esima posizione per il trentino dell'Altipiani Ski Team, del team Ski Team Fassa, scusate, adesso con il pettorale numero 94. Vediamo sciare Patrick Van Loon, atleta dell'Altipiani Ski Team. Al traguardo 1:02:13, mentre in pista con il pettorale numero 95 Mattias Oberhammer, Alta Pusteria, il club di appartenenza, comitato Alto Adige. Ultima porta, conclude in 52esima posizione, 1:01:92, intanto con il pettorale numero 96, Martin Schmuck, Altipiani dello Sciliar, comitato Alto Adige, purtroppo problemi ma riesce a mantenere la corretta percorrenza del tracciato, quindi ultime porte, 1:02:87, 57esima posizione per Schmuck, mentre
vediamo sciare con il pettorale numero 97, Matthias Steinmeier. Al traguardo Matthias conclude in 1:00:82:45. Ancora qualche palo da sostituire, poi in pista Alex Rogen, Alto Adige. Pronto dietro al cancelletto di partenza. Poi partirà Alex Rogen. Metta al cortesino. Classifica invariata, i primi posti sempre per i tre italiani, Ballerin, Bacher e Davilla, poi il canadese Brown, il francese Rizzo, ancora tre italiani, Testa, Ronchi e Nani, e siamo all'ottava posizione, poi lo svizzero Loic Meillard, e ancora in Italia Stefano Baruffaldi, poi lo svizzero Anthony Bonven, Alex Zingerle e Hans Vaccari. Poi torna la Svizzera con Marc Rochat, poi Andrea Squassino, Nicolò Menegalli, Greg Galeotti, Tribo Favreau. E siamo in 18ª posizione, poi Francesco Gori, ed è partito intanto con il pettorale numero 98, Alex Rogen. Non conclude la prova Alex, torniamo quindi ad aspettare in partenza la gara del pettorale 99 Damian Hofer, associazione sportiva Ridan, Alto Adige. Partito adesso Damian Hofer, atleta del 1999, primo anno di esperienza nel circuito aspiranti, purtroppo cade e riesce a recuperare l'altezza della porta per portare a buon fine la sua prima manche di slalom speciale. In classifica eravamo rimasti alla 19ª posizione di Francesco Gori, poi Axel e Steve, dall'Andorra Alex Hofer, Clement Noël, Pietro Franceschetti. Pietro Franceschetti, Michele Gualazzi, Pietro Canzio, Filippo Nana. Marco Odermatt in 27ª posizione, Armand Marchand 28ª, Giacomo De Marchi 29ª, Sandro Genal 30ª posizione. Purtroppo non conclude la prova Hofer, un errore poco prima della linea del traguardo lo costringe al ritiro. Quindi il pettorale numero 100, parliamo di Jordan Cashman dagli Stati Uniti di America. Problemi anche per lo statunitense, quindi pettorale 101 in partenza, partito Nicolò Bugatti, Ciclab Drusce, Comitato Veneto. Per rientrare nei primi 30 bisogna far meglio di Sandro Genal, 58:10 il suo tempo, 59:10 scusate il suo tempo. Sul muro, porte angolate, poi
Niccolò Bugatti al traguardo conclude in 1:03:62. Quindi il prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 102 è Albert Ortega dalla Spagna. Partito in questo momento lo spagnolo. Cade purtroppo lo spagnolo. Passiamo quindi al pettorale 103. Giacomo Rigamonti, atleta delle Alpi Centrali. Alberto Ortega si prosegue con il numero 103. Si tratta di Giacomo Rigamonti, Alpi Centrali Ski Racing. Giacomo Rigamonti. Problemi per Giacomo Rigamonti. Quindi passiamo al prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 104. Matteo Scalet, Ski San Martino, Comitato Trentino. A dire la verità, un tempo un po' alto anche per Matteo Scalet, che non conclude, problemi anche per Martin Nardelli, Ski Team Paganella, e adesso è partito da pochi secondi con il pettorale numero 106, Francesco Gladiolo, Tezenis Ski Team, altro atleta di casa sulla pista Salizzona, Fondo Grande in Folgaria. Preparatore atletico che risponde al nome di Luca Scariano, quindi uno staff quasi da Coppa del Mondo. La gara prosegue, numero 106, un altro atleta trentino, Francesco Gladiolo. Purtroppo è uscito Martin Nardelli, altro ragazzo del comitato, niente da fare per lui. Tra l'altro era davvero bravo, un strano speciale. Si prosegue dunque con il numero 106, Francesco Gladiolo. Al traguardo Francesco Gladiolo, pettorale numero 106, Comitato Trentino, Tezenis Ski Team 1:03:49 ed è 61esimo in provvisoria. 107 in pista, il tempo è alto, quello segnalato dal tabellone dell'Associazione Cronometristi della Segreteria di Trento. Quindi la cronaca è per il pettorale 108, dalla Spagna Nil Sellas. Quindi problemi anche per Sellas, e l'atleta che vediamo sciare dallo Chamolet Ski Club, Comitato Valdostano, Giovanni Zazzaro. Ultime due porte per Giovanni Zazzaro, 1:01:99, 54esima posizione per Zazzaro in pista con il pettorale numero 110, Aurelio Bonarelli. Aurelio Bonarelli in pista per lo Ski Club 2000, Comitato Appennino Toscano. 1:02:82, 59esima posizione, mentre vediamo sciare Alessio Bonardi, pettorale 111,
però il 111 no, è a bordo pista, direi. Quindi passiamo alla cronaca del per il pettorale 112. Tempo alto anche per Nicolas Schweizer, adesso Lorenzo Bronzing, Ciclab Aosta. Pettorale numero 113. Pettorale 113 in pista. Ciclab Aosta, Comitato Valdostano, Lorenzo Bronzing. Al traguardo 1:05:51, 66esima posizione per Lorenzo Bronzing, con il 114 Tommaso Fabbri. Altipiani Ski Team, Tommaso Fabbri 1:04:84, 66esima posizione. Con il pettorale numero 115 non conclude la prova Paul Robert dall'Andorra, poi dagli Stati Uniti d'America Kelvin Wilson, pettorale numero 116. Problemi anche per lui, e aspettiamo la partenza di Matteo Ghirelli, Cerreto Lago, il club di appartenenza per il comitato Appennino Emiliano. Partito in questo momento Ghirelli. Problemi per Ghirelli, quindi vediamo sciare con il 118 Tobias Prosliner, altipiani dello Sciliar, Comitato Alto Adige. Si aggancia, purtroppo non conclude la prova. Il prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 119 si chiama Alessio Keller. Ed ecco che entra nella ultima parte della pista. 119 Alessio Keller, vediamolo affrontare le porte angolate, poi ci saranno un picco fuori. Problemi anche per Keller. Mancava poco a chiudere la prova per Alessio Fertile. Quindi pettorale numero 120 in pista. E adesso Matteo Pertile. 119, 120, Matteo Pertile. Ed ecco Matteo Pertile, ricordiamo atleta del Tezeniski Team, altra società che si allena su queste piste. Siamo nel comprensorio Fogliarieschi, ricordiamo, dove si allenano tanti ragazzi. Non conclude la prova
Pertile, quindi passiamo al 121 Ettore Pedron di Piani Schitim. 5-69, 68esimo provvisorio, 1-05-69. Ed ora tocca al numero 121 Ettore Pedron. Il tempo è già alto, presumiamo che sia uscito anche Ettore. Così un'altra vittima, dunque saranno una settantina, presumiamo, circa gli atleti. Che ecco, con il pettorale 122 Davide Morelli, che non conclude la prova, Morelli, l'atleta del comitato Appennino. Ah no, no, assolutamente. Mi sembrava avesse mollato, invece ha recuperato l'altezza della porta, però non conclude la prova, quindi passiamo al concorrente con il pettorale numero 123, sta sciando Alberto Paoletti, Unione Sportiva Primiero, comitato trentino. Traguardo 1-0-5-14-67esima posizione, adesso con il pettorale numero 125, Gianmaria Savegnago, non conclude la prova quindi e Davide Osemer, ma Gianmaria Savegnago al traguardo 1-04-27, 66esima posizione, poi con il pettorale numero 126 è la volta di Kevin Morignoni a Tipiani Ski Team. Procediamo ora numero 126, un altro atleta dello Ski Team a Tipiani, Kevin Morignoni. Eccolo, Kevin Morignoni, al traguardo Kevin che scia le ultime porte, ferma il cronometro a 1.05.70, 70esima posizione, mentre con il 127 sta sciando Luca Ezio Pattanaro a Tipiani Ski Team. Chiude col tempo di 1.06.68 ed è 73esimo in classifica provvisoria. Il prossimo concorrente in gara con il pettorale numero 128, l'ordine di partenza segnala Zahar Kukin dal Kazakistan, ma non conclude la prova, quindi tempo alto anche per il pettorale 129, Giorgio Ronchi, Tezeniski Team, comitato trentino, che però vediamo sciare le prime porte del muro finale, non conclude. Andiamo avanti allora con il pettorale numero 130, Alessandro Mariotti. Alessandro Mariotti adesso sulla parte finale della pista a Salizzona. Alessandro Mariotti in prossimità del traguardo, atleta della Repubblica di San Marino, indossa il pettorale numero 130 della Marangoni Cup ed ecco che conclude il suo slalom del Gran Premio d'Italia in 74esima posizione, 1.13.02, poi con il pettorale numero 131 scia Nicolas Grifani, Ciclab Panarotta, ancora comitato trentino, purtroppo non conclude la prova, quindi con il pettorale 132 da Kazakistan Danil Sissoyev, che non vediamo in pista
quindi vediamo sciare adesso con il pettorale 133 Lorenzo Bizocchi, il sanmarinese che indossa il pettorale numero 133 della Marangoni Cup, 19esima edizione organizzata dallo Sci Club Città di Rovereto grazie alla collaborazione di Marangoni. Ecco, con il pettorale 133 Lorenzo Bizocchi, San Marino. A traguardo il sanmarinese ed è 75esimo, 1:13:25, mentre con il pettorale 134 Nicolas Pellissier è in pista, atleta valdostano. Prima esperienza nel circuito aspiranti, conclude la sua Coppa Italia di slalom speciale in 55esima posizione, 1:02 netti. Questo è il risultato di Pellissier nella prima manche. Con il 134 sta sciando 136, scusate, sta sciando Leonardo Rossi, Tezenis Ski Team. Che non conclude la prova, quindi siamo arrivati al termine della prima manche di slalom speciale della Marangoni Cup, 19esima edizione. Vi ricordo i primi tre posti in classifica per Franceschetti Gualazzi, per